Un saluto caloroso a tutti gli amici ed appassionati di grande ciclismo che puntualmente tornano a seguirci nel corso dell'appuntamento con Focus, l'approfondimento sulle varie tematiche che investono il mondo delle due ruote. In questa occasione avremo ospite uno dei nostri team manager più quotati, Roberto Amadio, che dopo 10 anni trascorsi a dirigere una tra le formazioni World Tour più prestigiose, ha deciso di concedersi una stagione di pausa. Un anno soltanto, come sperano i tanti appassionati italiani che saranno costretti nel corso del 2015 a vedere soltanto una formazione nazionale inserita tra quelle della massima divisione UCI. Roberto Amadio, una figura tra le più rappresentative degli ultimi 10-15 anni del grande ciclismo, ci ha voluto concedere questa intervista, è stato disponibile al massimo, speriamo di congedarci da lui con un arrivederci più che con un addio, vero Roberto? Ma sì, io credo che sicuramente sarà un arrivederci, insomma, ecco, adesso dopo 10 anni di squadre di altissimo livello ci sono state una serie di situazioni che hanno portato a una pausa per quanto riguarda il 2015, però sto già lavorando per trovare degli sponsor che mi possano garantire una squadra per il 2016. Bene, allora arriviamo al punto. Quindi un lungo amarcord e un lungo flashback, davvero tante belle soddisfazioni con un team che ha avuto nel verde chiaro la propria carta d'identità. Ah, sicuramente devo ringraziare la Liquigas, il dottor Dallago e il dottor Zani per avermi dato la possibilità di costruire una squadra da zero nel 2005 con l'evento del Pro Tour, che mi hanno sostenuto per 8 anni portando alla ribalta tanti corridori che adesso sono dei campioni affermati, a partire da Nibali che è rimasto con noi 7 anni, a Kreuziger, a Garzelli, a un'infinità di corridori che diventa anche difficile ricordarli tutti, no? Però ecco, io credo che abbiamo fatto veramente qualcosa di importante per il ciclismo italiano e questo credo che sia evidente a tutti. Roberto, all'interlocutore diretto non piacciono mai questo genere di domande che sto per porre. Invece chi ascolta ci tiene in modo particolare. C'è un ricordo, una soddisfazione, un successo che su tutti veramente è un pochino l'icona, il tuo punto principale, il tuo punto di riferimento di questa lunga esperienza? Ma come hai detto, cioè, è riduttivo ricordare solo una vittoria importante, però credo che la vittoria di Ivan Basso al Giro d'Italia del 2010, fatta in quella maniera, come qualcuno ricorderà, insomma, vinta con la squadra al di là di Ivan, ma con una squadra importante, sia una delle vittorie più belle. Poi c'è stata la grande vittoria di Nibali alla Vuelta che ha iniziato il suo grande percorso successivo, no? Quindi ecco, sono tanti gli episodi belli e importanti che ho avuto in questi 10 anni. Ovviamente restano le recriminazioni di abbandonare questa avventura anche per un speriamo un pit stop e basta. Proprio nel momento in cui avevi gente come Sagan, come il campione del mondo degli Under 23 Moritz, i vari Viviani, i giovani promettenti quali appunto Alberto Bettiol e tanti altri. Però qui è stato un pochino un gioco forza imposto da questi sponsor che stavano un pochino latitando dalle orbite soprattutto di team italiani, e qui magari è un argomento che toccheremo successivamente. Ma invece qualche recriminazione nel momento clou, quando svolgevi a tempo pieno, nel senso svolgevi a pieno regime con budget ancora più importanti la tua attività, qualche recriminazione per dire esserti lasciato andare via Nibali? Ah, guarda,
abbiamo cercato di trattenerlo con anche un'offerta importante. È chiaro che purtroppo i budget a disposizione erano quelli e bisognava fare delle scelte, sia da parte mia, o diciamo nostra, cioè assieme al dottor Zanni, sia da parte di Vincenzo. Ha fatto una scelta di cambiare, di andare alla Astana, comunque ha ricevuto una grande offerta, quindi lì non ho grandi discriminazioni, nel senso che comunque si fa con quello che si ha, no? Io sono abituato appunto a fare le squadre con i budget che ho a disposizione, quindi purtroppo di anno in anno, ecco, anche questo è uno dei motivi, diciamo, dove siamo arrivati a questa situazione dove è difficile creare squadre World Tour e che i budget continuano ad aumentare, continua ad alzarsi il limite per poter fare delle squadre competitive. Di conseguenza è chiaro che poi si devono fare delle scelte, però da questo punto di vista non recrimino niente, anzi, devo dire che ho sempre avuto delle ottime squadre. Ho avuto la fortuna, diciamo, di trovare sempre degli ottimi giovani corridori, grazie allo staff che mi ha sempre accompagnato con i direttori sportivi, ai massaggiatori, a tutto, uno staff veramente importante. Siamo sempre riusciti a ottenere dei grandi risultati, a ottenere il massimo da questi corridori, no? Quindi questo credo sia la cosa più importante che mi ha seguito in questi 10 anni. Non voglio recriminare, sono tanti corridori che sono andati via perché comunque hanno ricevuto delle offerte importanti da squadre multinazionali. Credo sia più un motivo di orgoglio che non di recriminazione, in quanto significa che abbiamo lavorato bene e abbiamo valorizzato tanti corridori. Questo sicuramente. Roberto, una domanda che ti farà un pochino storgere il naso, ma chi fa le domande è obbligato a chiedere questo. Se tu dovessi tornare nel 2016, un nome secco di quelli che ha lasciato, speriamo, lo ripeto ancora, solo per un anno al progetto Cannondale Garmin, chi vorresti, un nome secco di quelli che quest'anno perlomeno avevi con te? Ma direi Sagan, sicuramente. Quindi tu pensi che Sagan, molti dicono che o si sveglia adesso o non si sveglia più, però ricordiamoci che anche nelle tue file c'era un certo Moritz. Sì, no, ma guarda, io mi riprenderei Sagan, Moritz, Formolo, parecchi dei corridori di quest'anno, il Moser stesso, anche se ha avuto una stagione storta, ma sono convinto che i suoi valori sono ben altri. Di Sagan a dire che ha avuto una stagione storta, sì, è vero, non ha vinto una grande classica, ma ricordiamo che questo ragazzo qua ha ancora 25 anni e davanti a lui ha ancora 5-6 anni di altissimo livello e sicuramente vincerà una grande classica, di questo ne sono sicuro. Quindi ecco, questi sono corridori che veramente in una squadra ben strutturata possono fare grandi cose. E nel 2015, secondo te, se nella stagione appena conclusa la grande sorpresa italiana è stata Fabio Aru, potrebbe essere Davide Formolo e perché no anche Davide Villella? Ah, sicuramente, io sono convinto che sia Formolo che Villella sono maturi per fare dei risultati importanti. Vincere non è facile, soprattutto per un corridore come Formolo, dove non essendo molto un corridore molto veloce ha più difficoltà nella vittoria, ma sicuramente sarà uno dei migliori corridori per le corse a tappe brevi di una settimana e anche credo l'anno prossimo debutterà anche in un grande giro e sicuramente sarà protagonista, insomma, ecco, io credo che questi due ragazzi avranno sicuramente un grande futuro. Ormai siamo in chiusura,
è un argomento, ma perché sì. I potenziali sponsor, soprattutto in Italia, stanno latitando? C'è qualcosa che veramente non riusciamo a afferrare? O la politica della federazione? Non possiamo imputare tutte le responsabilità alla crisi economica? Ma ho accennato prima il discorso dell'innalzamento dei budget, no? Diciamo che per fare una squadra World Tour il budget minimo, anche dalle statistiche fatte dall'Ernest Young, che è la società di revisione della UCI che controlla le squadre, è ormai intorno ai 10 milioni di euro. E aziende in Italia che si possono permettere questo tipo di sponsorizzazioni non sono tantissime, dovuto anche alla crisi. Questo sicuramente influisce nel poter costruire una grande squadra, una squadra World Tour. Questo secondo me è una delle cause, insomma, perché tu quando ti presenti a uno sponsor e gli dici: guardi, per fare una squadra World Tour l'investimento deve essere di 8-10 milioni, insomma, sono cifre veramente, veramente importanti per lo stato attuale dell'economia italiana e della situazione in generale di incertezza, no? Anche perché uno sponsor deve fare programmi a lungo termine, cioè almeno di 3-4 anni, e in questo momento aziende che si sbilanciano su queste cifre per 3-4 anni sono veramente poche ed è molto difficile, insomma, ecco, è una serie di situazioni che ci fa soffrire il ciclismo italiano in generale. Dall'altra parte però abbiamo una qualità di atleti importante che per il momento devono andare in squadre straniere, e io mi auguro che, appunto, non solo da parte mia ma anche da parte degli altri manager italiani ci possa essere la possibilità di costruire più squadre di altissimo livello e di avere i nostri campioni in queste squadre. Ma se il budget richiesto è così alto è perché anche l'USI vuole un budget alto, e poi magari sta a tirare per la camicia la formazione elvetica, la IAM, per farla entrare nelle top 18. Cioè, anche qui c'è un qualcosa che non torna, credo. Sì, diciamo che c'è una situazione un po' particolare, se vogliamo entrare nel dettaglio, no? Diciamo che le top squadre, oltre ad avere degli sponsor che mettono i soldi, hanno anche delle persone fisiche, dei magnati, che di tasca propria investono nel ciclismo e fanno la differenza con le altre squadre, perché, insomma, è inutile nascondersi nel dire che ci sono squadre che hanno budget da 30 milioni, 25 milioni, 15 milioni, 10 milioni, qualcuna un po' meno, ecco, però sono diciamo budget non solo di sponsorizzazioni ma anche di persone che mettono del proprio per avere la squadra più forte, la squadra migliore. E questo sicuramente è un aspetto interessante. Invece concludiamo con quelli che sono i tuoi programmi nel 2016, perché hai tentato affinché già nel 2015 fosse possibile l'allestimento di una squadra almeno professional. Quindi si tratterà quantomeno di non partire da zero, Roberto, o perlomeno questa è la speranza anche di tutti gli appassionati e tutti i tifosi. Ma guarda, credo di avere l'esperienza per allestire una squadra professional, e se ho la fortuna di trovare degli sponsor anche una squadra World Tour. Come ho detto prima, a me piace fare le cose bene, con le sicurezze che ci vogliono. C'è stato un momento a settembre che anche per il personale che ho in squadra, i direttori e tutto, ho cercato di vedere di creare una professional, però i tempi erano troppo ristretti e le cose vanno fatte in una certa maniera, insomma, ecco. Quindi ho un 2015 a disposizione per trovare le risorse e presentarmi nuovamente. Adesso vedremo in quale forma. Beh, ovviamente, prima di lasciarsi andare agli auguri, vorrei che anche tu ricordassi il tuo staff, cosa ne sarà perlomeno nel 2015 dei vari Stefano Zanatta, Mariuzzo, Volpi.
Purtroppo non sono riusciti a trovare una sistemazione, sia Stefano Zanatta, Volpi, Scirea, Biagio Conte e Mariuzzo, e questo mi dispiace molto. Assieme a loro cercheremo di ripresentarci, di trovare le risorse per ripresentare questo gruppo che comunque ha fatto veramente qualcosa di bello in questi anni, e credo che debba per forza rientrare in qualche maniera. Allora Roberto, congediamoci con 1, 10, 100.000, 1 milione di in bocca al lupo, e soprattutto anche chiedendo, ecco, quindi la risposta è stata chiara, il tuo crepi, e confidando anche di poterti disturbare ancora tu e il tuo staff durante la stagione per avere magari qualche commento, qualche punto di vista mano a mano che si susseguiranno le varie prove agonistiche. Più che volentieri, anche perché appunto seguiremo sicuramente tutte le corse, anche per capire quali corridori potranno essere interessanti per noi, e quindi volentieri sono a disposizione per commentare assieme a voi quello che succederà nel 2015. Grazie Roberto, buon lavoro. Saluto a tutti, grazie a voi.